Mister Lucarelli oggi test probante, comunque sia Pontedera squadra di terza serie che l'anno scorso ha fatto una buona stagione, quindi un buon test per una Ternana divisa in due gruppi. Spunti positivi da ambo gli 11? No, spunti positivi, il minutaggio che stiamo aumentando a tutto il gruppo, sia tra virgolette gli pseudo titolari che le alternative. Domani ci sarà il cambio di minutaggio, cioè quelli che oggi hanno giocato 20 minuti giocheranno 70 domani e quelli che hanno giocato 70 giocheranno 20. Il tutto per alzare in maniera fisiologica, senza traumi, il minutaggio per cercare di arrivare alla prima giornata di campionato ben rodati dal punto di vista fisico. Poi, oltre al minutaggio, il fatto importante è di non aver preso gol e questo deve entrare, diciamo, deve diventare una consuetudine. E poi direi i ragazzi sono stati bravi perché comunque siamo partiti stamattina, abbiamo fatto 3 ore di viaggio, siamo venuti qui con questo caldo. Il Pontedera è una squadra sempre pericolosissima a beccarla di questi tempi e per il resto mi dispiace magari di non aver potuto tatticamente provare quello che abbiamo provato fino a questi giorni perché il primo tempo abbiamo giocato con 3 centravanti di ruolo puro e quindi si sono adattati a turno a ruotare a fare 2 trequartisti. E poi gli ultimi 20 minuti, complici le assenze che abbiamo e il fatto anche che sappiamo che dobbiamo completare la squadra, abbiamo fatto il 4-4-2, quindi diciamo questa partita dal punto di vista tattico non è stata utilissima, però magari in questo momento va bene mettere benzina dentro. Se posso, mister, quest'anno stiamo utilizzando queste doppie amichevoli di fila, ce ne sarà un'altra accoppiata, ovviamente più di livello differente settimana prossima. È una casualità o una No, volontà? noi per caso non facciamo nulla, noi organizziamo tutti nel dettaglio e come ho detto prima la ricerca che facciamo è quella di far fare lo stesso minutaggio a tutti perché poi può succedere un contrattempo, un infortunio facendo gli scongiuri e ovviamente non puoi aver allenato solo quelli che magari ha utilizzato più fino a questo momento, ma dobbiamo cercare di dare lo stesso minutaggio a tutti in modo che abbiamo tutti fisicamente pronti da qui a, diciamo, all'inizio. Prima mister parlava della rotazione delle tre punte, no? Segno che possono giocare, possono intercambiarsi anche tra di loro e come ha visto Spalludo che oggi ha anche segnato. Ma io, sai, l'esperienza mi insegna che ho detto all'inizio, ragazzi, sono stati tutti bravi. I singoli sapete parlo malvolentieri perché dopo Maradona credo che sia difficile parlare dei singoli, no? Forse è sempre meglio parlare di squadra, però è un ragazzo che ha delle qualità, un ragazzo che ha gamba, un ragazzo che ha fame e qui, chissà cosa troverà a livello di concorrenza, ma nonostante questo lui ha detto che se la gioca se la vuole giocare senza nessun tipo di problema. Questa risposta mi è piaciuta tantissimo perché è un ragazzo che arriva senza pretese, umile e sono convinto che quando si parte con questa mentalità qui poi i risultati si ottengono. Finita la prima parte di ritiro, adesso è iniziata la seconda, come procede? Diciamo che tutto sommato, Caldo, caldo a ternano. parte il caldo, diciamo che procede bene, vedo c'è entusiasmo, ragazzi ci seguono, lo staff, abbiamo uno staff, scusa me, ovviamente di livello, che ha alzato il livello del lavoro che proponiamo quotidianamente ai ragazzi, c'è più occhi che guardano, c'è più occhi per un confronto ogni fine allenamento più ampio, con idee anche magari diverse, quindi io ho detto quest'anno lo staff, i miei collaboratori, sono convinto che saranno il valore aggiunto di questa Ternana, aspettando anche, diciamo, qualcosa dal mercato. Lunedì può arrivare Bogdan, mister? Beh, da quello che ho saputo io, non ci sono buone notizie né per Bogdan né per Binali, quindi non lo so quanto ci sarà la possibilità di vedere questi due giocatori a Terni l'anno prossimo. Ah, grazie. Quindi, a Grazie, mister. voi. Grazie.